Buongiorno Paolo e benvenuto al nostro caffè. Grazie Francesco, ciao. Continuiamo un po' il nostro viaggio nella storia della psichiatria. Oggi potremmo occuparci, se ti va, dell'epoca barocca. E ti dico subito una cosa, poi dirai tu quello che vuoi. A me, quando penso all'epoca barocca, alla medicina mi vengono in mente i salassi. Questo lo dico per chi ci ascolta, nella misura in cui ho l'impressione che per qualunque cosa si facessero i salassi. Ma detto questo, quindi, come dire, ho una visione forse un po' limitata della complessità in realtà dell'epoca barocca, penso che sia un argomento di grande interesse, nella misura in cui capire come, diciamo, venivano trattate le malattie mentali in quel periodo, credo che meriti l'attenzione che uno storico come te può dare, forse superando il concetto di salasso che ho provato a dare per dare una suggestione a chi ci ascolta. Beh, sì, i salassi venivano utilizzati, ma venivano utilizzate anche tante altre cose. Ecco, abbiamo già parlato della psichiatria antica, della psichiatria greco-latina. In effetti, il medico del Seicento si pone sempre sul filone di quel modello, quindi concezione del corpo fondata sulla circolazione degli umori, dei dubbi su qual è la funzione, rispetto alla psichiatria del cervello, del cuore, degli altri organi. È un medico che ha presente la circolazione del sangue, che nel frattempo è stata scoperta, però continua a pensare che accanto appunto all'arteria, alle vene dove circola il sangue, per esempio nei nervi, cioè anche i nervi siano come dei vasi nei quali circolano delle particelle ovviamente sottilissime, piccolissime, tenuissime, che sono gli spiriti, spiriti che sono stati introdotti da Galeno, quindi diciamo più verso il finale della psichiatria greco-romana, e questo medico del Seicento si trova nell'enorme difficoltà di mettere insieme le osservazioni degli antichi e dei moderni. Ecco, io ormai tanti anni fa avevo studiato uno di questi medici del Seicento, se poi boh, non so se si può inquadrare. Si vede, si vede. Ecco, è Pompeo Sacco. Pompeo Sacco è un po' un rappresentante tipico di questi medici, infatti. Nel ritratto che sta nel frontespizio di uno dei suoi libri, si vede con il suo paruccone, così. Peraltro, invece, suo padre, che era anche lui un medico illustre, sono entrambi professori dello studio di Parma, è ritratto nell'antica farmacia a Parma, senza parrucca, ecco, quindi anche la parrucca un po' la mettevano, un po' no, probabilmente. E lui, appunto, titola uno dei suoi libri Ex unitate recensiorum et antiquorum, cioè il pregio di un medico. Lui è un medico per l'Italia abbastanza illustre perché insegna a Parma e poi va a insegnare a Padova, nell'università più prestigiosa, insieme a quella di Bologna. E lui insegna appunto teoria medica. Quindi non è a rigore uno psichiatra, però nei suoi libri, che in genere affrontano le malattie con un criterio di tipo cranio-caudale, quindi si parte dalla malattia del capo e si va giù, 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 fino ai piedi, lui affronta anche le malattie psichiatriche. Le malattie psichiatriche che in quel momento, per lui sono soprattutto la melanconia, che è ancora quella di Ippocrate, quindi una malattia del corso medio-lungo, che è caratterizzata da due sintomi principali, questo lo aveva detto invece Galeno, che sono la tristezza e il terrore, il timore immotivato. Quindi tengono dentro, questa malattia, diciamo, tiene sostanzialmente dentro quella che per noi
la depressione, la malinconia e quella, però anche i sintomi della paranoia, diciamo. Quindi c'è la malinconia, ci sono i casi di mania, la mania invece fin dai tempi di Ippocrate è il furore, questa esplosione di rabbia, di immotivata, di cosa che in genere però ha un decorso abbastanza breve. Poi per esempio nell'ambito della malinconia lui ci dice che alcuni, beh, intanto dice che alcuni hanno descritto una malinconia che effloresce statuto tempore, vuol dire che fiorisce in un momento stabilito, in una stagione stabilita, e questa è certamente un'osservazione raffinata, alcuni tipi di malinconia, così. E poi racconta anche una malinconia che ha anche i suoi sintomi opposti, ecco. E quindi che praticamente descrive il disturbo bipolare, lì racconta tutta una serie di deliri megalomanici di vari personaggi che si pensavano di essere re, principi, eccetera, eccetera, anche cose molto pittoresche. Ecco, questo per la verità era già stato descritto dai greci, ma lui appunto ci dice sono tutti tipi diversi di questa malinconia per lui. Poi c'è l'isteria, l'isteria che lui dice, alcuni pensavano sostanzialmente all'utero come a un animale che si muove nel corpo della donna, tende a salire e quindi salendo, salendo, dà luogo a quella che viene premendo sul diaframma e sui polmoni, dà luogo a quella che era considerato il sintomo più tipico dell'isteria, che era la suffocatio, cioè il sentimento di, così, di angoscia, di non poter respirare e eventualmente lo svenimento. Ecco. Quindi c'è questa isteria, lui dice no, non è vero che l'utero è un animale autonomo, l'utero è un pezzo del corpo della donna, però questo concetto di suffocatio non gli dispiace, per cui dice è un organo, diciamo, femminile che però è trattenuto normalmente dall'addome, dai suoi legamenti, e nell'isteria questi legamenti tendono a cedere e quindi tende comunque a salire. Ecco. Ci sono quindi melanconia, mania, suffocatio, poi c'è la melanconia ipocondriaca, che è un tipo particolare di melanconia che si manifesta soprattutto con dolori addominali, problemi così di tipo gastrointestinale. E lì è interessante che la melanconia ipocondriaca non viene descritta a livello del capo come la mania e la melanconia normale, ma viene descritta a livello dell'addome, come se, diciamo, il suo centro propulsore non stesse nel cervello, ma stesse appunto nell'addome. Scusa, volevo chiederti una cosa per chiarimento mio, ma anche di chi ci ascolta. Facciamo un esempio. Il famoso medico inglese Willis, che Sì. in quell'epoca Che scopre, sacco cita, eh? sì, che scopre, no, il circolo di Willis, che sarebbe il collegamento tra l'emisfero destro e l'emisfero sinistro del cervello, che lui dice essere qualcosa che aiuta il cervello ad avere un'irrorazione sanguigna migliore, difendendosi da eventuali danni, no? Quindi intuisce il senso dell'anatomia. Però lo stesso Willis, che era, diciamo, un neurologo, mettiamola così, un neuroanatomista, però parte in quarta sul discorso dell'umor nero che tu hai accennato. Io quello che vorrei capire è, con l'occhio di oggi, voglio dire, perché, cioè, era una ricerca di una spiegazione organica che portava questi medici a immaginare l'umor nero, oppure era veramente un'idea bislacca che in qualche maniera si era diffusa come una specie di, non so, di delirio collettivo della classe medica? Nel senso che la raffinatezza delle osservazioni cliniche non corrisponde nella maniera più assoluta a un'altrettanto raffinata domanda di tipo: dove sta il disturbo? Ecco, tanto per capirci. O al limite dire non lo sappiamo,
che sarebbe stato più onesto rispetto all'umor nero. Come nasce questa storia qua dell'umor nero e perché si consolida anche in persone sicuramente straordinarie come Willis? L'ho usato come esempio per dire che stiamo parlando di uno bravo, non di uno qualunque. Ma il problema è che intanto la teoria della melanconia come conseguenza dell'umor nero, della rabbia come prevalere dell'umore bilioso, eccetera, eccetera, derivano queste cose da Ippocrate direttamente. Il problema è che il modello di corpo è quello. Questo interessa Willis, interessa anche il nostro sacco, ecco, il quale cita Willis ripetutamente perché appunto recensiorum et antiquorum, però è come se la medicina, non solo la psichiatria, faticasse a uscire da un modello che in fondo aveva 22 secoli di storia ed era un modello che al suo interno era abbastanza coerente, cioè dava spiegazioni sostanzialmente coerenti. Non riuscivano ad avventurarsi, diciamo, ad abbandonare il modello, ad avventurarsi a una medicina esclusivamente clinica e sperimentale. Veniva considerato un po', naturale, ecco, questo modello, anche se poi con la scoperta della circolazione del sangue, con tante anche altre scoperte in quel periodo, il modello comincia a fare acqua perché anche il nostro Sacco, per esempio, pubblica un libro tutto fatto di casi clinici e si vede bene, insomma, che da una parte c'è l'osservazione molto, molto corretta, molto ben fatta, la descrizione dei sintomi, dei problemi, e poi però c'è questo forzare questa descrizione dentro questo modello e tarare la terapia su questo modello, Ecco, arriviamo sulla al punto che mi correzione degli appuntamenti. interessava. No, no, Paolo, la terapia. Cioè, come sempre, quando parliamo di storia della psichiatria, io credo che sia importante dire che cosa facevano, no, alle persone affette da un grave disturbo mentale, aggiungendo che nel Seicento abbiamo già, frutto della grande peste di 3 secoli prima, abbiamo un sistema, chiamiamolo così, ospedaliero che esiste. Cioè, i luoghi dove mettere i malati in teoria esistono, dico in teoria esistono in parte, no? Ma Ecco, sì e che cosa no. facevano? Ma intanto vabbè, i malati ricchi, che poi sono quelli che venivano curati dai medici sostanzialmente, venivano curati generalmente a casa, cioè l'ospedale era considerato un luogo dal quale stare il più possibile alla larga. Per cui dobbiamo distinguere appunto i momenti, le fasi delle grandi epidemie, che allora c'è l'ospedale, c'è il lazaretto, dove bene o male si è obbligati dallo Stato ad andare, ma invece nella normalità, diciamo, il ricco chiama il medico a casa e viene sostanzialmente curato a casa. Cosa facevano? Ma intanto c'è una terapia di nuovo, una fitoterapia sostanzialmente che non è andata molto avanti rispetto alla medicina greco-latina, certamente aveva avuto dei cambiamenti, ma i principi più o meno sono sempre quelli, che viene utilizzata con una logica che è basata sulla teoria degli umori, per cui scusa. Per cui perché tutto il discorso qua si basa sulla circolazione degli umori e su ciò che sta impedendo la circolazione degli umori. Quindi se per esempio la circolazione degli umori, la circolazione del sangue è rallentata da un eccesso di grasso nel sangue, questa è una delle spiegazioni che Sacco dà della melanconia, allora si daranno delle sostanze che rendano il sangue più fluido, quindi, e si faranno anche naturalmente dei salassi per rendere la circolazione più spedita. Se invece
pensiamo che il sangue è troppo acceso, è troppo irritato dalla bile, eccetera, si daranno dei rimedi che rallentino la circolazione del sangue. Ecco, quindi c'è un approccio organico che però, partendo da queste teorie un po' ingenue, se vogliamo, poi io non credo che sortisse enormi risultati. Il medico del Seicento, al contrario dei medici dell'antichità greco-latina, che lasciano anche testimonianze di interventi psicoterapeutici interessanti, invece il medico del Seicento, perlomeno il Sacco, non parla mai con il paziente. Lui non ascolta la paziente, la osserva, la palpa, la visita, e però non ascolta le sue parole, non ascolta il suo vissuto, ecco. Quindi ha sostanzialmente queste sostanze, ecco, da poter utilizzare. E questo, appunto, dicevo, contrasta con il fatto che si tratta di grandi osservatori. Dicevo, appunto, nel 600, per esempio, a me ha colpito molto il fatto che questo Pompeo Sacco, ma non è una sua invenzione, la racconta come una cosa assolutamente nota, descrive quella che è nota come la legge di Ribot nelle demenze. Si chiama legge di Ribot. Ribot è questo psicologo francese dell'Ottocento, e uno si aspetterebbe che la legge di Ribot l'abbia inventata Ribot. Invece, leggendo il Sacco, la legge è perfettamente enunciata, nel senso che loro hanno visto benissimo che nelle demenze i ricordi più antichi sono gli ultimi a scomparire, quindi si perdono prima i ricordi più recenti. Poi a questo fa riscontro da parte del Sacco una teoria che evidentemente circolava in quegli anni, per cui in realtà perché viene diciamo la perdita di memoria della demenza? Viene perché sostanzialmente il cervello dei vecchi già per sé tende a diventare più secco, meno umido di quello dei giovani, ma in più, in particolari circostanze, naturalmente può essere ancora più secco per una perdita di umidità del sangue, e allora i solchi, diciamo, delle circonvoluzioni cerebrali, la corteccia cerebrale che sappiamo appunto esistere, che loro sapevano benissimo che esistevano, loro immaginavano che i ricordi fissati fossero conservati lì e che le pieghe, appunto, della corteccia si muovessero liberando i ricordi e consentendo di accedervi. Allora è chiaro che se il cervello del vecchio è più secco, se il cervello del malato diventa più secco, questo movimento, questa fluidità, questa plasticità del cervello viene meno e quindi diventa più difficile recuperare i ricordi. Ecco, quindi modelli così decisamente per noi primitivi, ma invece osservazioni cliniche estremamente interessanti, che a volte noi crediamo scoperte nell'Ottocento, ma invece erano già tramandate da tempo. Dicevo che Sacco cita Willis per una discussione che io trovo veramente interessante, che c'era all'epoca, una discussione intorno al delirio. Sacco dice sostanzialmente che si stava dibattendo, perché la mente, secondo il modello, diciamo, classico aristotelico, quella che oggi chiamiamo la mente, era fatta sostanzialmente di quattro componenti. Una era il sensorio comune. Il sensorio comune era il punto di arrivo di tutte le percezioni dei cinque sensi, ma anche delle percezioni interne dell'organismo, che venivano, appunto, arrivavano nel sensorio comune, il quale che stava nel tronco encefalico, il quale le integrava, quindi integrava i ricordi, le informazioni, le percezioni, eccetera. Il sensorio comune, una volta, appunto, integrate le percezioni, le trasmette a quella che veniva chiamata l'immaginazio. L'immaginazio è in rapporto
da un lato appunto col sensorio comune, quindi con la percezione e l'autopercezione, dall'altro lato con la memoria. A livello dell'immaginazio sostanzialmente si formano le immagini, i pensieri, eccetera. E poi c'è la parte più razionale, il giudizio, o intelletto, giudizio veniva chiamato, che è quello che esercita un'operazione critica in termini di giusto o sbagliato e che sostanzialmente deve processare il lavoro dell'immaginazione. Ora, in quel periodo in cui vive il Sacro, nel 600, inizio 700, si discute se il delirio è un problema dell'immaginazio, cioè si forma un'idea sbagliata sostanzialmente, oppure è un problema dell'intellectus, del giudizio, cioè l'immaginazio forma un'idea sbagliata, ma il problema sta nel giudizio che non si accorge che quell'idea è sbagliata. Ecco, quindi sostanzialmente se il problema sta nella coscienza delle cose, oppure in una sorta di coscienza della coscienza che, processando l'operato della coscienza, non è capace di accorgersi che la coscienza sta sbagliando. E Sì, è questo, una per esempio, è una data interessante. data interessante, dato molto moderno, perché in realtà la Molto posizione interessante. Mi piace perché psicopatologica quando dell'idea che sia un parliamo di disturbo del questi. giudizio è un'idea che è moderna, no? Voglio dire, È è una 800, rappresentazione della 900esca, coscienza, no? che è un po' quello che abbiamo anche noi, se vogliamo. E ad esempio avevano notato che, in particolare Van Helmont, che è di nuovo un medico filosofo di quel periodo, aveva notato che ci sono casi per cui l'alienatio mentis, cioè la follia, vogliamo chiamarla, psicosi, va e viene, cioè nello stesso soggetto ci sono momenti nei quali è più psicotico e momenti invece nei quali ragiona normalmente. Questo in realtà era già stato notato dagli antichi greci, ma già questi non ricordano nella medicina greca, quindi pensano di doverlo riscoprire. E Sacco dice che lì c'è un dibattito, ma lui non è d'accordo con le idee di Van Helmont, perché secondo lui invece se l'alienazione c'è e basta, e non è possibile che una persona faccia dentro e fuori dell'alienazione mentale. Anche questo è un dibattito che poi si rifletterà sulla nascente psichiatria, Eh beh, perché certo. sappiamo che Pinel affronterà tutto il problema della follia ragionante e faticherà molto a fare accettare, diciamo, dai contemporanei questa sua idea. Beh, Ma in realtà ne parliamo nella non è prossima un'idea di puntata. Pinel, è un'idea di Pinel. Non anticipare con i trailer ciò di cui Certo. parleremo nella prossima puntata. Mi viene da dire, concludendo la mia battuta, è che di nuovo, guardando alla medicina in generale del passato, le osservazioni erano molto superiori e a volte più interessanti anche al nostro occhio di moderni rispetto purtroppo agli strumenti terapeutici. E questo nella psichiatria è molto evidente. Cioè, a fronte di osservazioni a volte geniali, no? Diciamo, della processualità di un disturbo o anche della sua estrinsecazione fenomenologica, però poi, arrivati al dunque del cosa fare, lì purtroppo siamo ancora molto lontani dalla soluzione. È un problema antico che è durato quasi fino ai giorni nostri. Questo va anche detto per Sì, onestà intellettuale. in Quindi, realtà, se mi permetti sì. Francesco, ancora una cosa, la mia impressione è che questa cosa non va tanto vista però in senso evolutivo, perché il medico del 600, perlomeno questo che ho studiato, ma credo che sia abbastanza emblematico un po' di una mentalità, di un periodo della medicina, ha perso quella capacità, diciamo, filosofica che era della medicina greca. E quindi, appunto, dicevo, lui non parla con la Certo. paziente, non prova nulla, nessun esperimento sotto il profilo psicoterapico.
E invece sappiamo che nella medicina greca probabilmente quello che si riusciva a fare di efficace era legato alla psicoterapia, non certo alla Mi farmacoterapia. viene in mente, ma la butto lì per chi ci ascolta e ne parleremo magari un'altra volta, vorrei dire che pare che i pitagorici facessero la psicoterapia di gruppo. Questo lo dico buttata Sì. lì, però comunque per dire come questa tensione che tu dici era un qualcosa che in maniera empirica, no? La mettevano in pratica, avendo però l'idea di questa unione mente-corpo molto più forte e quindi della necessità di intervenire anche con la parola. Ecco, questo sicuramente in epoca classica c'era e si è perso, come giustamente dici tu. Si perde nel 600 e poi si farà molta fatica a Eh riacquistarlo. beh, certo. Dai, alla prossima. Grazie, Grazie. ciao Francesco. Ciao.